Intanto a Claudio Borghero di essere qua stasera con noi. Chi ha già assistito al primo incontro che abbiamo realizzato, abbiamo un po' spiegato le ragioni di questo ciclo di incontri. Abbiamo ricevuto un certo numero di disponibilità da parte di consiglieri comunali. Abbiamo invitato tutti i consiglieri comunali, chiaramente alcuni hanno risposto, altri no. E altri probabilmente si manifesteranno. Però l'intento di questi incontri, che sono molto domestici, questa è la Casa dei Mori, è un luogo aperto ma senza, diciamo, grandi liturgie. Non c'è, è vero, è vero. Prendi la sedia, ce ne sono delle altre di Buonasera. però insomma il motivo di questi incontri che rientrano in una serie di iniziative. Qui a Casa dei Mori ne facciamo cose anche molto diverse piano culturale, però diciamo il tema che ci interessa, che rientra in questo progetto di cultura politica, è provare a ragionare assieme a voi, quindi che avete un'esperienza diretta all'interno di un luogo che dovrebbe rappresentare un punto di riferimento del dibattito politico e della democrazia cittadina. Dovrebbe, perché poi appunto da partire dalla vostra esperienza capiamo anche limiti, potenzialità, contraddizioni di quello che è lo stato di salute oggi del Consiglio Comunale, ragionare attorno a quella che è la condizione della democrazia rappresentativa, nella sua formula più, diciamo, più forte, che è quella comunale, di prossimità, di partecipazione diretta alle discussioni e quindi alla definizione anche poi dei rappresentanti chiamati a livello istituzionale a rappresentare posizioni, interessi, passioni, eccetera. Quindi questo incontro sostanzialmente, come sviluppo, almeno mantenendo la struttura che avevamo già adottato la volta scorsa, si articola in tre parti. Una prima parte è chiederti di presentarti dal punto di vista soprattutto evidentemente di biografia politica, cioè di quello che è stato il tuo percorso dal punto di vista politico, e questa è la prima questione. La seconda è proprio qual è l'esperienza in Consiglio Comunale, cioè dal punto di vista proprio della quotidianità, del modo in cui funziona il Consiglio Comunale, e dal ruolo tuo, fra l'altro, anche particolarmente importante, di capogruppo del partito di maggioranza all'interno del Consiglio Comunale, i rapporti naturalmente tra Consiglio Comunale, amministrazione, giunta, eccetera. E poi la terza sezione, invece, che sarà spero anche la più ricca, diciamo, dal punto di vista di dibattito, su alcune questioni, sui nodi oggi dell'agenda politica cittadina. Quindi, se siete d'accordo, la logica è domande anche molto, molto libere, tanto siamo qui, quindi non c'è bisogno di formalizzare niente, però partirei da questa prima cosa, da una tua breve presentazione. Grazie intanto dell'invito, ce ne fossero di più, di occasioni come queste di potersi confrontare tranquillamente, insomma, come se fossimo in salotto, una delle poche iniziative che sono riuscito a mettere da consigliere, comunque, insomma, da persona che comunque voleva rapportarsi con il territorio. Sono proprio degli appuntamenti in casa che chiamo divani politici, perché invito un po' di persone, man mano anche che le conosco, e si parla di politica, perché non c'è l'occasione di parlare spesso di politica, perché purtroppo la politica è un argomento che divide, per cui anche quando sei a cena o sei con gli amici è come il calcio, insomma, alla fine è meglio, ti accorgi che però c'è questa sete. Io nasco politicamente, cioè mi affaccio alla politica, diciamo, circa nel 2000. Venivo da una serie di azioni di volontariato politico, dai comitati Prodi a altre situazioni di questo tipo. Votavo PC da giovane, figlio di operaio che mi portava a fare i picchetti davanti alla Sava quando c'erano gli scioperi, e mi raccontava un po' quello che accadeva in fabbrica. Mio padre è un ex artigiano, per cui era passato da persona che votava all'epoca Democrazia Cristiana a persona che si era convinta invece di anche lottare per i diritti degli operai, perché c'era un delegato di fabbrica all'epoca per la CGIL, poi
Io ho una formazione comunque cattolica, nel senso che a quel tempo, andando in fabbrica, mi accorgevo che tanti colleghi di mio papà poi frequentavano le parrocchie, per cui la famosa area cattocomunista, diciamo, era molto più importante, secondo me, oggi penso, fosse molto più importante di quello che si all'epoca si valutava. E dal 2000 queste azioni qui, poi strutturalmente mi avvicino alla Margherita con questo progetto che era intrinseco, insomma, da quando la Margherita era nata, fondando alcune situazioni e alcuni partiti, perché non erano tutti partiti strutturali. E l'idea era quella di raggiungere il Partito Democratico e arriviamo alle vicende veneziane, nel senso proprio delle elezioni di Massimo Cacciari, che mi vede eletto in Consiglio Comunale. Avevo già aderito alla richiesta per ben tre volte di essere dentro delle liste diverse, in posizioni assolutamente, due volte alle provinciali, in collegi impossibili, per cui, come dire, per far numero, ecco. Poi quando si è in lista comunque un po' ci si crede, nel senso ci si dà da fare, qualche relazione la si mette in piedi sul territorio. E una volta per le comunali, anche lì per chiudere, per cui un po' di esperienza di come funzionava l'elezione. Quella del 2005 invece doveva essere qualcosa di più costruito, perché appunto avevo partecipato a delle fasi di costituzione della Margherita e sentivo abbastanza pressante questa idea di arrivare al Partito Democratico. I vari convegni e i congressi anche che si erano celebrati spingevano verso questa direzione. Purtroppo qua a Venezia è successo quello che è successo, insomma, dopo magari possiamo anche parlare col senno di poi, insomma, di quella vicenda, ci ho scritto anche un libro sopra. E una volta entrato in Consiglio Comunale ho cercato di capire prima da che parte si entrasse in comune, perché non è una cosa semplice guardarlo da fuori e poi entrare dentro e cercare di capire velocemente cosa può fare il consigliere comunale, come ci si deve rapportare, costruire il modo di relazioni, interloquire con la macchina amministrativa, che non è semplice. Ci ho investito molto tempo, per fortuna, essendo dipendente delle ferrovie, mi hanno tolto da un percorso che avevo in piedi professionale, dandomi una responsabilità adeguata al tempo che mi assorbiva, mi toglieva dal lavoro l'essere consigliere comunale, e da lì siamo passati al gruppo unico, poi al gruppo Partito Democratico, e in concomitanza alla nascita del gruppo Partito Democratico io ho assunto la carica di capogruppo, e da quel momento non l'ho più lasciata sostanzialmente. Non so se per merito o perché forse non c'è nessun altro che tiene insieme tanti caratteri e tante personalità diverse. E fin qui un'avventura con chiari scuri, però insomma importante, che assorbe molto tempo e comunque dal mio punto di vista personalmente soddisfacente, nel senso che arricchisce molto la vita di una persona sapere come si sviluppa, e come dall'altra parte frustra il fatto che vorresti che le cose andassero un po' diversamente e invece a volte non vanno. D'altronde a ognuno ha la propria competenza, e su questo magari poi ne parliamo un attimo. Ok. Allora, rispetto a questo tema, insomma, della militanza, militanza e consigliere comunale, questi due ambiti, cambia sostanzialmente il modo di far politica oppure, sì, oppure no? Cambia di molto, anche perché il militante non è poi, come dire, può rimanere sul viaggiare tra le cose da fare concrete, reali, e accompagnarle anche, diciamo, ai sogni e anche alle utopie, cioè quello che gli piacerebbe potesse essere la cosa, no? Per cui il dibattito che in realtà puoi sviluppare
fuori dal pragmatismo del consigliere comunale, del ruolo del consigliere comunale e dei rapporti che ha il consigliere comunale all'interno del sistema amministrativo, è chiaramente più di cuore, più ampio, insomma, più. Quando sei poi consigliere comunale hai a che fare con dei programmi che sono di lunghissima, purtroppo in questo paese, di lunghissima durata perché vengano poi costruiti, conclusi, per cui sono programmi che fanno tempo a cambiare perché la società, le esigenze sono molto più veloci delle macchine amministrative in Italia, a partire dai ministeri ad arrivare all'ultimo municipalità. E pertanto tu spesso, pur volendo fare qualcosa, ti ritrovi invece. In più, aggiungiamo una cosa, che mentre quando tu fai militanza parli all'interno del tuo partito e parli in una platea omogenea, cioè dove tu metti il tuo, poi ci sono gli organismi che costruiscono i rapporti, quando sei dentro lì invece si invertono le cose. Cioè, tu che sei quello che ha maggiore responsabilità come peso politico, sei anche quello che fa i passi indietro più ampi per tenere insieme tutta una coalizione. Noi abbiamo coalizioni di governo in questa città ampie, cioè hanno tanti partiti, e poi anche in questi ultimi anni spesso dentro il Consiglio Comunale si sono creati dei sottogruppi, se sono andati, se sono andati. Ecco, questa cosa qua evidentemente sfinisce, nel senso che ti porta via tanto tempo per tenere insieme rispetto alla custodia che ti danno del programma elettorale, che spesso viene costruito, letto forse prima delle elezioni da qualcuno, poi pare che nemmeno gli eletti ne abbiano conoscenza. Ecco, questo incarico di custodire il programma elettorale, scoprendo nel programma elettorale poi rispetto anche a dei temi, che qualcosa si è scritto, le posizioni ci sono, insomma, ecco, diventa defatigante, perché poi i personalismi piuttosto che le azioni politiche proprie dei partiti molto più snelli del Partito Democratico come rappresentanza portano, e questo significa una fatica e dei vincoli importanti che come Partito Democratico facciamo spesso, non riusciamo spesso a comunicare ai nostri iscritti, ai nostri circoli che pressano per altre cose, ma anche spesso non riusciamo a comunicare alla città, perché qualsiasi parola diciamo può essere interpretata male e creare un mal di pancia all'interno della compagine, che oggi è una compagine che non gode di una salute di numeri enormi nel Consiglio Comunale, perché fra chi si è sfilato e fra chi esercita a piacere il proprio mandato è molto difficile. Posso dirlo? Sì, potresti fare degli esempi concreti su delle circostanze particolari in cui tue osservazioni? Ad esempio, noi ultime grosse cose votate, ad esempio la delibera sul casinò, che ha visto la maggioranza ritrovarsi, fare un ragionamento, cioè valutare il programma elettorale, cosa diceva il programma dei partiti, cosa diceva il programma del sindaco. Io ricordo che il nostro programma diceva di andare verso la cessione di quote del casinò rispetto alla legge che ti permetteva o di vendere tutta la società o di venderne il 49%, noi abbiamo indicato di andare verso la soluzione di vendere il 49% e dare il management all'esterno, a chi comprava, cioè cercare sostanzialmente, visto che pare impossibile trovare un manager in Italia capace di governare un casinò, visto che il migliore che è riconosciuto in Italia è l'ex amministratore delegato, direttore generale Casinò Pagan, che fa parte del board europeo di Casinò, ma qua da qua è stato andato via sia dall'interno che in malo modo, evidentemente occorreva trovare un management capace di portare il Casinò dentro un network di gioco che è diverso da quello che possiamo pensare noi di chiamare il turista che vada a giocare. Ormai non funziona, cioè sta cosa qua non funziona qua, non funziona neanche da altre parti. O c'è il turismo di gioco, cioè quelli che vanno proprio per giocare. Allora, per fare questa cosa qua si è deciso, cioè, noi avevamo questo programma, c'erano alcuni che invece dicevano delle altre cose, alla fine si è deciso di fare questa domanda al Ministero quale poteva essere la soluzione. Il Ministero ci ha detto che la soluzione era quella di concedere, cioè la subconcessione, faccio un attimo di storia, e di
vendere a chi gestisce la concessione la società, con dei poteri pregnanti comunque, con delle azioni che l'amministrazione si riserva di fare. Su questa logica ci siamo mossi per confezionare una cosa nota, per cui da mesi che se ne parlava, con interlocuzioni ministeriali, con tutta una serie di cose. Siamo arrivati al momento del voto con il distinguo, ad esempio, del capogruppo del DC, che alla fine si è astenuto, con qualche altro che se n'è andato invece di votarla, di altre forze politiche nostre, eccetera, eccetera. E questo evidentemente dopo scopre, cioè ti lascia scoperto. Devo tenere presente che anche noi in casa abbiamo dei particolarismi, che quando ci sono queste grosse assunzioni di responsabilità spariscono. In questo caso non faccio nomi perché siamo in congresso, non vorrei inquietare nessuno, però insomma queste cose sono cose che fanno male, perché poi le responsabilità si condividono dopo che se ne è parlato, no? Perché il mal di pancia, poi io sono abbastanza, anzi molto democratico, dico sempre ai miei consiglieri: fate tutte le interpellanze che volete, le interrogazioni che volete, le mozioni le condividete col gruppo, non ve le impedisco, ma se il gruppo vi dice che non la vota, viene a assumere responsabilità e dovete dirla che è un'iniziativa personale, per il consigliere non ha vincolo di mandato se vuole, no? Per cui basta che lo diciate, non è che potete uscire mozione del PD quando il PD non l'ha né discussa né valutata, ecco. Stessa cosa, quando votiamo non è che io vi lego e vi frusto per votare una cosa, ne abbiamo discusso, eh? Siete di parere contrario, dovete non scappare, ma dire alla città che avete un parere per questi motivi contrario. Ecco, su questo proviamo a, cioè, tra le cose che tu dici mi sembra di capire, dimmi se interpreto bene, insomma, che la grande fatica è quella della mediazione e della costruzione, quindi la sintesi, no? Quindi, diciamo, perché poi ricordiamo le forze in campo, si va dall'UDC alla Rifondazione, okay, alla Federazione a sinistra, cioè ecco. Questo, parliamo del programma parlamentare. Questo però vorrebbe dire, questo vorrebbe dire, diciamo, che si costruiscono delle sintesi, delle mediazioni a partire da posizioni che si nucleano in maniera abbastanza forte e chiara, per cui si può fare questo tipo di operazioni. Allora, la domanda è, nell'esperienza di 8 anni, no? Praticamente 5 più 3 finora, no? 8 anni di consigliere e di capogruppo. 5 da capogruppo. 5 da capogruppo. Ti sembra che ci sia, diciamo, un filo rosso nell'azione tua e del tuo partito, o almeno, diciamo, della responsabilità come capogruppo del gruppo consigliare, oppure ci sono state posizioni che in qualche modo sono cambiate radicalmente in questi anni? Per cui il problema appunto è sintesi, mediazione, ma a partire da posizioni diverse. Non so se è chiara la domanda. E soprattutto dove questi luoghi in qualche modo della posizione si costruiscono, cioè si costruiscono nel partito, si costruiscono nel gruppo consigliare, si costruiscono nel dialogo con la città, cioè della tua esperienza veramente quotidiana, concreta, che tipo di rappresentazione, per aiutarci anche a capire qual è la mappa, insomma. Aggiungerei, con il puro narcisismo. Oppure non ci si spero non ti riferisci a me. Noi ci siamo visti più volte, per cui no, mi sembra di cercare di ascoltare il più possibile. Però adesso allora partiamo da un presupposto. Ci si dovrebbe ritrovare, come dicevo prima, tutti sul documento programmatico del sindaco, che è quello che fa la sintesi dei programmi dell'alleanza e che tutti accettano per stare insieme. Poi scatta un meccanismo che il sindaco, per questa legge che abbiamo di questo testo unico degli enti locali, ha un estremo potere che è legato a filo doppio, cioè comanda proprio la macchina quando vuole, ma generalmente la macchina amministrativa, attraverso la giunta. C'è questo enorme distacco fra giunta, sindaco, giunta e macchina amministrativa e potere di indirizzo e controllo, che è quello del consiglio, che questo testo unico sta riducendo sempre di più. Detto questo, come componi le fratture, cioè tutta la propria rete di circoli che dovrebbero fornire indicazione, ma dovrebbero a loro volta conoscere il programma elettorale e capire se e come si svolge la cosa. Poi hai la possibilità di colloquiare diversamente con la città. Oggi
tutte le rappresentanze sono in difficoltà, e le rappresentanze elettive ancora di più. Però si respira questa frattura, no? Cioè, tra, diciamo, la città e la rappresentanza, ma come si respira dentro la CTV fra i sindacati e i lavoratori, anche se oggi il referendum è passato per solo 5 voti, ma è passato. E in generale questo si sente. Occorrerebbe riuscire a con metodo a costruire, a recuperare questa distanza, no? Cioè questa ci vorrebbero, io almeno ho tentato anche di costruirla sta cosa qua e di renderla a regolamento in comune, cioè delle regole perché la gente partecipasse, no? In modo attivo, pregnante, anche superando con la proposta eventualmente l'azione amministrativa, cioè le rappresentanze elette, però con delle regole, non, perché sennò evidentemente il tutto va in cacciara e, come dicevo, cioè alla fine il distacco invece si aumenta. Io come esperienza, quella di ascoltare i circoli, un mondo complicato, mondo, e la politica in questo momento è in crisi generalmente, cioè noi poi abbiamo vissuto dopo le elezioni dei momenti drammatici, per cui si è dovuto anche ricostruire in qualche modo all'interno dei nostri circoli, un rapporto. Poi momenti normali, poi l'azione che dovrebbero i singoli consiglieri svolgere sul territorio, cercando su queste basi ti componi poi un quadro di idee che porti a confronto interno e a risoluzione. Aiuterebbe forse di più se questa azione la facesse anche, cioè questa azione comunque di ascolto, di presenza sul territorio, che cercasse di strutturare, insomma, questo rapporto, la facesse anche il sindaco e la giunta. Dopo la giunta sono 12, per cui possiamo dire questo sì, questo no, ma il sindaco, che è la persona cioè, che rappresenta un po' tutti, questo lo può fare solo lui, insomma, noi possiamo suggerirlo, ma lo può fare solo lui. Tant'è che poi il sindaco diventa un po' anche, come dire, nel bene o nel male, meritandoselo o no, diventa il parafulmine di tutto. Ecco, però, andiamo per ordine, perché provare a capire alcuni pezzi. Cioè, diciamo, quello che era il Consiglio Comunale prima di quella della riforma, no? Era un sistema per cui, voglio dire, c'erano anche i partiti che erano più organizzati, più strutturati, più presenti sul territorio, però era un meccanismo che funzionava. Il partito produce un programma, questo programma viene portato in Consiglio Comunale, c'è un rapporto di maggioranza e questa maggioranza, no, nomina una struttura amministrativa, la giunta e il sindaco. In una situazione in cui invece c'è, cioè, voglio dire, il doppio binario, per cui tu eleggi il sindaco e tu eleggi il consigliere, il problema è quando si va a fare mediazione e sintesi, dove e come si fa? Perché, cioè, nel tuo ruolo, per esempio, di capogruppo, perché se io mi dovrei pormi il problema di dire, bene, il programma è stato affidato a un sindaco che è stato eletto. Il primo tema è, questo programma è rispettato dal sindaco o no? Prima domanda. Se su alcuni punti non è rispettato, teoricamente, sto dicendo teoricamente, vorrebbe dire che quando mi arriva una posizione che è divergente rispetto a quella del programma in Consiglio Comunale, la stessa maggioranza dovrebbe potersi, per attenersi al programma, mettere in una condizione di opposizione a quella posizione. Ecco, ti è capitato di vivere una situazione di questo tipo? Perché, no, finisco la domanda, perché per me quello che è chiaro che oggi c'è una difficoltà, no? Anche di comprensione cittadina rispetto a quali sono gli ambiti, i processi decisionali e i sistemi di formazione di una volontà politica. Però sicuramente se il Consiglio Comunale abdica anche a una funzione di controllo, no? Su quello che è il rapporto col programma, diventa un po' una macchina inutile, cioè se si piega in qualche modo e diventa semplicemente un teatrino, passami il termine molto rispettoso, ma voglio dire diventa solo un teatrino. Ecco, allora, questo tipo di contraddizione tu lo vivi nella tua condizione di capogruppo che cerca sintesi nel gruppo, ma che deve dialogare con una giunta? Sì, ma è chiaro che il sindaco o gli assessori che partono per cose che non vanno bene o che riteniamo che vadano fuori,
quelle che erano le intese di programma, è chiaro che glielo si pone, certamente si cerca di non arrivare a una frattura evidente durante un consiglio comunale, glielo si pone, poi questo ad esempio sindaco è molto caparbio nel allocare le competenze, cioè tra quelle che sono le competenze della giunta, quelle che sono le competenze del consiglio, quelle che sono le competenze dei dirigenti. Lui non esce da questi paletti, per cui spesso capita che il consigliere comunale pensi di dover dirla sua su tutto. In realtà questo non gli è concesso, cioè deve rimanere all'interno di alcune situazioni. Questo sindaco è un sindaco che precisa sempre quando tu puoi, quando tu devi o quando tu non puoi. Diversamente da quello che era Cacciari, no, perché Cacciari lui faceva tutto, faceva il sindaco, faceva il dirigente, faceva il consigliere comunale, faceva tutto, cioè nel senso era persona che da quel punto di vista prevaricava i ruoli. Per altri versi insomma, aveva anche i suoi pregi, insomma, nel senso assolutamente, nel senso, però è tutta un'altra cosa questa, l'avvocato Orsoni, cioè è da questo punto di vista amministrativamente dentro proprio uno sconfina delle virgole. E per cui noi cerchiamo di non arrivare in consiglio comunale con una frattura, non sempre questo succede, questo spesso, questa mediazione spesso comporta che poi se è abile l'opposizione crea delle fratture all'interno della maggioranza, no? Cioè, crea degli elementi per cui anche quello che ha mediato si trova scoperto, no? E allora accoglie il rito delle mozioni, degli ordini del giorno, è questo, no? Cioè cercare di comporre le posizioni per ritornare, no, a dire bene, rispetto alle competenze, rispetto a quello che eravamo deciso insieme, la particolarità oppure il futuribile, no, oppure la quota a lato di quello che invece dobbiamo fare, lo componiamo con un atto di indirizzo che è la mozione e l'ordine del giorno, che poi si svilupperà. Però in generale, siccome noi siamo dentro il programma, con un unico sottolineatura, io ho vissuto negli anni 2005 e 2010 dove nel 2007 avevamo un casinò che prendeva 210 milioni e ce ne girava 109. Quest'anno, cioè quell'anno. Oggi abbiamo un casinò che prende 106 milioni e ce ne gira netti 16,2. Capite bene che è un altro mondo. Cioè, che poi nel 2007 noi avevamo un po' di milioni di legge speciale, avevamo una montagna di residui non spesi che venivano di volta in volta recuperati cancellando progetti ormai diventati non più fattibili e ricollocandoli in altre cose. Oggi non abbiamo nessun residuo e non abbiamo più soldi di legge speciale, cioè quelli che ci hanno dato nel 2011, nel 2010 li abbiamo presi l'altro giorno e li abbiamo già di fatto spesi su manutenzioni assolutamente urgenti per la città, cioè assolutamente urgenti per la città, e non bastano. Dopo potremmo fare dietrologia quanto vogliamo su quello che è stato speso in legge speciale, ma insomma, ne hanno beneficiato in molti, è già difficile trovare. Poi torniamo su questi sui nodi. Però noi se abbiamo un ritardo nel programma è perché non abbiamo le stesse condizioni economiche del 2000 previste nel 2010, per le quali noi potevamo avere un tipo di marcia, abbiamo un'altra. Cioè questo stai dicendo che diciamo dal punto di vista delle scelte, delle priorità, del progetto, del programma di governo della città, le cose sono ben definite, è un problema di risorse, questo è il problema. Certo, cioè, noi abbiamo messo la dizionale IRPEF, Cacciari si è sempre rifiutato di metterla perché diceva era ingiustificata rispetto alla mole di soldi che ci arrivano dal casinò, dalla legge speciale, altre cose, non potremmo mai giustificarla nei confronti dei cittadini, giustamente dico, questa volta sei stato costretto a metterla. Chiaro che se il casinò va in porto, una riserva aurifera che ti entra, una delle prime cose che bisognerebbe fare e che abbiamo detto di dover fare è cercare di diminuire l'imposizione fiscale. Okay. Però poi ci torniamo sul tuo tema delle risorse perché pensiamo che sia centrale, però lo so, Gilberto vuoi... Sì, volevo...
È vero che questa maggioranza è molto diversificata, è estremamente frammentata e impone una continua fatica di mediazione per trovare delle soluzioni a diverse istanze dei consiglieri, per realizzare un obiettivo forse, ma non sempre, previsto nel programma. In questa grande attività che sviluppate, la città dov'è? Cioè, qual è il rapporto che voi avete con la città? Perché fin tanto che guardate le cose dentro la casa di vetro, le istanze, le esigenze, le attese della gente cambiano. Ti faccio un esempio, e dopo chiudo. È successo l'infortunio, quel morto lì in gondola, eccetera. Qualcuno ha fatto un piano della mobilità e i vaporetti, anziché passare ogni 10 minuti, passeranno ogni 12 minuti. Se tu parli con l'uomo della strada, dici, ma sono imbecilli, perché già adesso che passano i 10 minuti i vaporetti sono pieni, ogni 12 saranno stracolmi. Allora la domanda è questa: se la mediazione viene fatta dentro il Consiglio Comunale, tra le varie anime politiche, tra le varie istanze o i portatori di interesse, la città. Vi ricordate che siete stati eletti dalla città o no? Questa è la domanda. Beh, rispondo voi che la provocazione te la rispedisco subito indietro. Me lo ricordo tutti i giorni perché quando vi vedo non dite altro che parole al sottoscritto, nel senso il Consiglio Comunale, il politico ha anche questa funzione. E per fortuna, perché se non ci fosse nemmeno lo sfogatoio, forse la distanza sarebbe ancora più forte. Però occorre anche che ci diciamo le cose, insomma, in questa città abbiamo una situazione di comunicazione della notizia, delle cose, che è assolutamente, lasciatemi dire, insomma, da terzo mondo. Cioè, non c'è da chi vive dentro la casa di vetro una notizia che venga portata per quello che è. C'è il commento, c'è la spinta, su questa cosa del traffico acqueo, no, c'era un giornale che tentava di mettere la maggioranza contro i motoscafisti, contro le categorie, come sempre è stato, perché poi sono, però dicendo, ah, Bergamo spinge, voi tenete duro, cioè tenete, fermate la cosa. Altri giornali che ti fanno l'articolo, no, dove tu porti una proposta e fanno un articolo, e a lato però ti mettono il commento di non si sa chi, altre testate che citano sempre le solite persone, cioè tu puoi fare, scrivere, mandare, guardate le lettere dei giornali, non volete che faccia i nomi? Aldo Baffa, Danilo Rosan, Commerce, sempre quelli, e solo quando bastonano il governo della città, basta. Cioè, chi manda una lettera dove dice qualcosa, propone qualcosa, che non è uno di questi nomi, gliela pubblicano quando la cosa, cioè, ma questo qua scrive adesso che sei mesi fa. E guardate, questa è una cosa che io ho provato e testato con degli amici, ho detto scrivete, fatemi una cortesia, voglio vedere. Così è. Sullo specifico, noi abbiamo costruito un documento, l'abbiamo costruito in questo modo. Abbiamo costituito un gruppo di lavoro con i circoli, i segretari dei nostri circoli. Abbiamo preso tutti i documenti che dal 1999 erano stati prodotti dai partiti, che poi hanno composto il Partito Democratico, radunando le memorie storiche. Purtroppo Walter Vanni, che forse era la memoria più importante da questo punto di vista, non c'è più, ma alcune persone che hanno collaborato con lui si sono messe attorno a un tavolo. Abbiamo verificato tutte le proposte che erano state fatte e come invece oggi è organizzata la cosa, abbiamo valutato i motivi per cui i servizi in questa città quest'estate sono saltati, tant'è che apriremo da qui a breve un gruppo di lavoro dei circoli sul turismo e anche il gruppo consigliare farà una giornata di studio invitando la città, collaborando spero con l'università e altre situazioni per analizzare alcune
alcune, lo stato di fatto e capire insomma quali sono le dinamiche anche in vista del 2015, ma di fatto quest'estate sono saltati i servizi perché chiaramente è aumentata una pressione, una domanda di questi servizi, di questi trasporti, che non sono solo la CTV, non sono solo l'approvvigionamento della città, non sono solo è in generale questa cosa qui, e complice una protesta abbozzata di dire noi andiamo piano perché non ci sono le condizioni di sicurezza. L'hanno detto un giorno, ma di fatto c'erano già i vaporetti lumaca, perché la condizione di traffico, il numero di barche in Canale Grande era diventato fuori controllo. Punto. Noi abbiamo cominciato questo ragionamento, non l'abbiamo composto, purtroppo c'è stato il morto, un incidente che ha cambiato la visione e ha tolto la possibilità anche alle categorie di protestare troppo. Si sono un po' calmati, ma neanche troppo, perché il numero di barche è sempre straordinariamente elevato. E in quel momento la giunta, giustamente penso, perché ha anche in un fatto dove ci sono 8 indagati per omicidio colposo in concorso, cioè il nonno sarà con il comune se succede qualcos'altro, per cui questi dovevano per forza, perché anche qui dobbiamo dirla tutta, è una competenza strettamente della giunta, il sindaco ci ha detto chiaro, voi potete dire quello che volete, ma noi ste robe qua le dobbiamo fare, in galera non ci vado io, non ci va Bergamo, non ci va nessuno della giunta. Le dobbiamo fare perché sono dei provvedimenti sperimentali, vediamo come va. Noi abbiamo solo detto, sì, però caspita, non puoi comunicare che il primo provvedimento è quello di togliere i vaporetti, perché quello che si è capito in città è che tu riducevi l'offerta di trasporto pubblico, comunicata male. In realtà il progetto non è di riduzione del trasporto pubblico, è di distribuzione dell'attuale, è di una diversa organizzazione in quella direttrice del trasporto. Prendendo atto che oggi, siccome non da domani non diminuisce il numero delle barche, ma dal 4 novembre, ma lo stesso, anche mettendo in campo questa cosa qua, non cala il numero delle barche, e ha in un tratto che è quello che comprende il Ponte di Rialto, evidenti rallentamenti per il traffico che c'è, allungando i tempi in quel tratto, perché li allunghi in quel tratto, da San Silvestro a Rialto Mercato sostanzialmente, tu dai la possibilità o di recuperare eventuali ritardi o comunque di permettere ai vaporetti di fare delle manovre non azzardate, cioè di attendere se c'è troppo traffico prima di ingaggiare il ponte di Rialto o prima, ecco, questa cosa qui. Il resto è mettere in orario tutte le corse bis che oggi c'erano tra Piazzale Roma e Rialto. Tutte le corse bis verranno codificate in orario, tant'è che l'orario qualcuno lo dice naif, perché mentre erano abituati ad averli al 10, ai 20, adesso sono minuti strani. Ad esempio ne metteranno 2 all'ora che partono dalla ferrovia, non da Piazzale Roma, perché ferrovia ha un problema e quando arrivano a Piazzale Roma nelle ore di punta sono stracarichi. Chiaro che lo fanno adesso con la prospettiva di cambiare più avanti, però noi sul fatto che loro avevano cominciato a dire questa cosa qua e la città l'ha interpretata, siamo usciti prima con il documento che volevamo proporre, che dice, caro consiglio, cioè cara giunta, le priorità te le diamo noi. Uno, primo viene il trasporto pubblico, secondo viene l'approvvigionamento alla città, terzo i servizi puntuali, cioè singolari, individuali per il turismo. Muoviti in queste tre direzioni, con questa priorità, primo. Secondo, siccome secondo noi, adesso vedremo numeri, cose del genere, il turismo aumenterà nel 2014 e arriverà nel 2015 a una dimensione che se non riorganizziamo i servizi della città e se non lo fermiamo un po' prima di arrivare in città, creerà problemi che non riuscirai a organizzare. Già quest'estate abbiamo visto che il problema c'è, ti diciamo metti, cosa che doveva essere fatta
preliminarmente, secondo noi, gli abbiamo detto, fai urgentemente un piano del traffico che secondo noi si deve muovere su alcune direttrici, cioè nella logica della metropolitana, della rottura di carico, dei terminal diffusi, delle linee. Però l'abbiamo dato perché la città discuta, l'abbiamo dato perché i nostri circoli discutano, perché la città lo prenda, ce lo smonti, ce lo rimonti, ci dica cosa va bene e cosa non va bene. Già qualcuno ci ha scritto, ma io che fine fa il 3 su Murano, perché a San Giobbe come si gira i vapori? Benissimo, non è un molo, non è una cosa che prendono o lasciare. Siccome abbiamo poco tempo, adesso purtroppo non possiamo approfondire le singole questioni. Quello che però è importante, almeno nella discussione, quello che interessa, io lo propongo come ambito di discussione, sono i meccanismi, no, della produzione della decisione, non tanto il singolo caso, perché sennò poi evidentemente ogni tema che andiamo a trattare avrebbe bisogno, per non essere superficiali. Allora sottolineo questa roba. La giunta in questo caso vorrei capire, si assume una competenza, propone. Quindi diciamo, quello che è accaduto, no, se ho capito bene, quello che è accaduto, diciamo, il PD ha dato una sua soluzione, una sua proposta, e il sindaco si è mosso in maniera autonoma rispetto a questo. Il sindaco con criteri di urgenza, per quello che è successo, ha buttato fuori subito 26 punti che erano dei ragionamenti messi in piedi dicendo io ho responsabilità, io decido, che stavano misurandoli con rapporto con le categorie, per arrivare alla confezione di un piano generale. Non era arrivato a quel tempo, l'urgenza gli ha fatto comporre 26 punti che fossero diventati 27 con il piano del traffico. E ha detto facciamo questo. Qua è successo che a mio parere dovevano farlo il giorno dopo, senza discutere con nessuno. Lo facevano, gli facevano uscire e poi riprendevano il dialogo con tutte le categorie, che ieri si è capito, insomma, il sindaco secondo me ieri ha avuto piena ragione, cioè se c'è qualcuno che non vuole cambiare in città sono questi, appunto. Sono questi che nel Far West ci guadagnano e è la rotta di collo. Secondo me doveva fare veramente una forzatura, forse da qualcuno giudicata antidemocratica, ma assumersi competenza subito e poi aprire il dialogo, che però costringeva le parti, come dire, ad assumersi tutti la propria responsabilità. Avrei aspettato 2 mesi e lasciato nascere gli alibi, perché adesso questi qua giustamente danno la colpa di Laguna, danno la colpa a CTV, cioè sentire qualcuno che dice non siamo stati noi, colpa dei piloti della CTV, che ci sono 8 persone indagate, dicono, cioè quel filmato per chi l'ha potuto vedere in quel momento che è successo l'incidente, cioè la strada asfaltata aveva più spazio per far passare l'acqua dalla pioggia, c'erano 12 barche tra Rialto, è una roba folle, ecco, per cui noi abbiamo detto, una volta che tu hai presentato queste cose qua, hai voluto fare un percorso di ascolto delle categorie, dove? In consiglio, in commissione, luogo pubblico. Qua dovremmo aprire una discussione sul fatto che le commissioni un tempo erano fatte la sera, il cittadino partecipava di più, oggi sono fatte di giorno, la cosa è diversa, scarsissima partecipazione di pubblico, E alla fine 45 ore di commissione hanno prodotto tanto la piena consapevolezza di tutte le categorie di cosa si parlava, e noi nel frattempo abbiamo detto guarda, siccome è una tua competenza, la vuoi buttare fuori, noi ci sentiamo di dover sottolineare comunque degli indirizzi, cioè perché sono 26 punti, però non è che declini, cioè fai prima, perché alla fine quella è la nostra paura, i provvedimenti del trasporto pubblico li fa perché è casa nostra, no? Le barche di Veritas le sposta perché è casa nostra. Puoi spostare un pontile dei motoscafi, dei tassisti, non lo fai perché è la categoria. Allora ti diciamo, tu devi dare priorità, per cui la guardi inversamente, prima togli i pontili dei tassisti o delle gondole che sono in contrasto con, e poi vai eventualmente a spostare i pontili del. Questo è quello che noi ci siamo sentiti ieri sera di dire. Come abbiamo detto. Abbiamo bisogno di vedere i vigili. Abbiamo bisogno di vedere i vigili in acqua, perché quando i vigili sono in acqua si vede il canale grande tranquillo. Quando non ci sono, tu devi mettere i vigili in acqua. E questo è un tema in questa città. È un tema? Sì. L'acqua, ma questa città, in questa città è un tema. È un tema che stiamo cercando di aprire. È un tema difficile, semplice. Cioè, che tema? No, è un tema difficile nel senso che secondo. Parere mio, insomma,
la polizia municipale andrebbe riorganizzata. Quindi è difficile. È difficile. Come è adesso? È difficile, non lo posso banalizzare, però la percezione che ha la città è che non ci siano. Abbiamo avuto bisogno della sovrintendente che mandasse la lettera perché andasse a controllare come erano le vicole piene di pacottiglie, per esempio, voglio dire. Cosa che dipendeva dal sindaco, dal comune, invece è dovuto muoversi. Oggi abbiamo fatto una commissione, una commissione con tutti i commercianti che hanno i banchetti, cose varie, dovrebbe venire a sentire le categorie di questa città, che sono corporazioni, fanno il loro dovere fino in fondo, fanno le pressioni che devono fare fino in fondo. Fanno i loro interessi fino in fondo. Volevo dare nei particolari, però quando uno dice di particolari uno non può non sentirsi caldato. Volevo capire una cosa veloce, perché la TV regionale non dà le informazioni sulla città, quello che succede nel comune. Ho fatto 4 stupidaggini eppure sono pagati Rai 3, no? Ecco questa cosa qui. Poi parlando di Vassoletti mi è venuto subito in mente che quest'estate il bis erano i 2 che viaggiavano vuoti invece dell'1, perché se metto un bis metterò l'1, non il 2 che andava vuoto. Ecco, e poi la questione delle falde acquifere quando si parla di metropolitana, lì è un altro discorso. Intendevo che il sistema di metropolitana, cioè logica di metropolitana, certo. Non sublagunare. Alla sublagunare si dovrebbe andare. Dove ci troviamo? Dove sono i soldi? Dove saranno i soldi per farla? Giustamente tu hai detto che io ti ho sentito parecchie volte. E ho sempre apprezzato la tua opera e continuo ad apprezzarla sempre. Perché l'impressione è che ci sia da parte tua un importante, sai che io sui problemi concreti non vado mai, non mi interessano. Quindi c'è un tale narcisismo dilagante per cui se trovi 10 persone, 10 hanno pareri diversi sul caso specifico, non lo risolvi mai. Ecco, l'impressione è, specialmente oggi, è che tu con grande onestà politica e con ancora più forte onestà umana cerchi di trovare una razionalità a posteriori di quello che forse non è molto razionale e di quello che forse è un po', come dire, ondivago nell'attività del comune. E mi riferisco soprattutto al problema di Giorgio, Giorgio Soni si intende, che io conosco figurati da quanti anni. Tu dici giustamente, lui guarda gli aspetti legali, in effetti è una ministra italiana. Però, siccome la legge gli dà dei fini poteri, questo anche lo blocca, se si adopera solo come legale, se si adopera solo strettamente la norma, magari anche con interpretazione restrittiva, beh, i poteri non ci sono. E difatti tu hai appena citato un caso in cui avrebbe potuto fare di più. Ergo, io, come dire, vorrei che ci fosse più potere, non tanto in Giorgio Orsoni, ma in quelli che guidano il comune. Perché sono convinto, e lo ripeto, che tu stai razionalizzando per onestà intellettuale verso i colleghi e anche verso il partito, a posteriori, razionalizzi a posteriori qualcosa che in fondo non è molto razionale. E questa è una percezione mia, posso sbagliare. Io ritengo che sia una percezione, poi bisognerebbe capire, io ripeto, io mi attengo da capogruppo al programma elettorale. Il programma elettorale dice, cosa che ad esempio io ho sostenuto, ma con difficoltà anche dentro il partito, che la marittima va spostata a Porto Marghera. Il sindaco si attiene al programma elettorale, dice che la marittima, secondo lui, andrebbe con i tempi necessari spostata a Porto Marghera. Questo discorso è un discorso che, detto così,
statuto è nel programma elettorale, il sindaco rispetta il programma elettorale, sapete bene qual è il discorso, la discussione in città e la mediazione che il Consiglio Comunale ha fatto su quel documento, che dice si decida comparando le proposte, così come dovrebbe essere una decisione su una grande infrastruttura, cioè il metodo VAS, diciamo, comparare le diverse proposte, la migliore rispetto a degli indici che ci diamo e rispetto a degli obiettivi è quella che poi viene presa. Noi questo l'abbiamo scritto su quel documento lì, nonostante si dica, noi nel programma elettorale si vada a Porto Marghera, non ci vedo niente di diverso, cioè di male che il sindaco insista, perché è stato votato su quel programma elettorale. Dopodiché su questo tema non c'è stata mai la possibilità, per cui è chiaro che io, come dire, rincorro rispetto al programma elettorale e rispetto alla discussione in città, che vede tutti liberi di dire quello che vogliono, di sostenere il progetto che vogliono, okay? E tutti impazienti, giustamente, di risolvere un problema. E nessuno fa l'esercizio di cercare quali sono le condizioni che tengono insieme tutti per risolvere il problema, nella speranza che decida un ministro che toglie le castagne dal fuoco a tutti, mentre la città dovrebbe fare un tavolo, regione, comune, autorità portuale, perché io l'ho già detto pubblicamente che il decreto Clini Passera è fatto male, perché dai all'autorità marittima di fare delle cose che non ne ha le competenze, perché lei è custode del codice della navigazione ma non è una che progetta porti o infrastrutture e cose del genere, dà dei pareri ma non li progetta, appunto. Per cui raccoglie se mai progetta, esclude comune e comunque l'autorità portuale, comunque gli altri enti, dà e mette un tonnellaggio che forse insomma poteva essere qualcosa di diverso e poteva magari introdurre un concetto di numero chiuso che in qualche maniera ti permetteva intanto di andare a ridurre per legge i passaggi. Cosa abbiamo? Già, ti dico, per cui è chiaro che agli occhi posso essere uno che cerca a posteriori di confezionare, però in realtà questo è il sistema, questo è il clima su cui ci muoviamo, anche su altre cose. No, scusami Claudio, questo mi sembra un punto rilevante della discussione, cioè anche del ruolo proprio del rappresentante, no, eletto in un'istituzione. Cioè se, perché mi sembra che tu ritorni su questo tema, il programma, cioè, che quella maggioranza quindi non aveva un programma vero, questo è un grave problema di crisi politica che si apre. Dico un'altra cosa che ti lascio parlare. Perché la mia lettura, questo lo faccio un intervento non da moderatore ma da personale, la mia lettura è che quello che è accaduto in questa città, che noi oggi non discutiamo, e lo banalizzo ma semplicemente per dare l'idea, questa non è più una città, questa è una fabbrica. E siccome è una fabbrica, le regole dei processi decisionali della fabbrica sono diverse da quelle della città. Infatti, non a caso, gli attori rilevanti dei processi decisionali, tu stesso l'hai detto, sono le categorie, non sono i cittadini singoli. E quindi se la regola è quella della fabbrica, probabilmente bisognerebbe riorganizzarsi in una logica sindacato padronato, non in una logica democrazia cittadina. Faccio la provocazione, ma perché penso che sia rilevante questa cosa. Perché penso che ci stia dentro tutta la contraddizione dell'impossibilità del governo della città oggi, attorno a questa cosa. No, devo dirti che secondo me i margini di dialogo ci sono, c'è un disagio che vive la città rispetto a quello che è diventato in particolare il centro storico, la terraferma è diversa, cioè vive un disagio evidente, è l'ennesimo cambiamento che interessa Mestre, mentre Venezia anche da questo punto di vista, insomma, il cambiamento che ha subito è quello relativo alla pressione turistica e come questa ha snervato poi il tessuto a Mestre, e invece dove che di turismo ne potrebbe arrivare di più, potrebbe trovare più spazi anche forse dei servizi
adeguati. Ma dico, Mestre vive una crisi diversa, cioè a Porto Marghera che si svuota, era già considerata città dormitorio per i primi fino a un certo punto, poi è diventata una società, una città che ha tentato di avere un'anima e di distinguersi per più volte dal centro storico, mai riuscendoci, perché poi alla fine insomma, l'acqua unisce, non divide in questo territorio. E adesso invece ha una crisi perché il suo tessuto è in crisi complessivamente. Insomma. Poi aggiungo che insomma, è anche martoriata dal fatto che alcune decisioni, alcuni lavori sono durati una decina d'anni invece che due anni, e che alcune completamento della sua figura, della sua geometria non è avvenuto perché la crisi l'ha rallentata. E queste evidenze insomma l'hanno depressa un po' più, però ha un estremo potenziale, cioè Mestre, abbiamo visto in questo autunno, risponde se tu costruisci, risponde. Poi nei numeri, cioè se andiamo a vedere scuole, studenti, servizi che abbiamo, nei numeri la cosa è... No, parlava chiaramente di Venezia, l'isola e delle categorie, quindi la risposta alla domanda è? Allora io ritorno. Scusa, perché altrimenti si devia con il discorso. Cioè, non è che... Mi dispiace, però Mestre io... Baghera sì, hanno sì, altri perfetto, problemi. Vabbè, capisco. Sì. Ribadisco, o diciamo puntualmente cosa del programma elettorale. Torno un attimo su Cacciari, perché Cacciari è stato eletto non con il programma elettorale, che non doveva poi lui, non aveva questo vincolo solo del programma elettorale con cui si è presentato lui. E lui è stato eletto chiaramente, e da qui alcune posizioni di alcune forze politiche che oggi sostengono, hanno sostenuto Orsoni, non hanno sostenuto e hanno fatto opposizione durante il mandato di Cacciari. Perché poi alla fine lui è stato eletto sia dal centro-sinistra sfrantumato che dal centro-destra. A cui lui incarnava e faceva esattamente quello che gli interessava fare. Con altissima rete, che io ho fatto delle litigate con Cacciari, allucinanti. Però dovete anche pensare a cos'era il Consiglio Comunale all'epoca. Cioè il Consiglio Comunale vedeva eletti della lista Margherita 26 persone, delle quali tre quarti erano messe dentro per fare un passo così, cioè non con l'intenzione di fare un mandato da consigliere comunale, e nell'impossibilità di dimettersi perché non ce n'erano dopo, cioè per cui era gente che insomma faceva fatica enorme presenziare, venire, e ti delegava, e delegava in particolare a Cacciari tutto, andava benissimo tutto quello che lui diceva, per cui chi tentava di costruire una posizione ricostruendo poi i rapporti per quanto ci riguardava noi il partito, e nell'ottica di arrivare al 2015 ricucendo tutto, e fa una fatica enorme, perché poi quando arriva in consiglio, se Cacciari stava, e non so se voi avete mai letto Cacciari cosa diceva del PD o dei partiti o cosa diceva del Consiglio Comunale, cioè non era una persona che tu dice, era uno che si sceglieva gli interlocutori, cioè io non ero un interlocutore, ero chi sei, da dove eri prima, ecco, mentre c'erano altri che aprivano la porta e andavano a parlarci, cioè era comunque più facile parlare con lui che corso, però era così, cioè era tutta un'altra cosa. Questo invece sì, per quell'epoca non possiamo dire c'era un programma elettorale, facevo fatica io a riconoscere quale fosse il programma elettorale, perché dovevo guardare anche, perché lui stava e equilibrava la sua azione sul marasma che l'aveva eletto, no? E lasciatemi come alibi il fatto che vi dicevo, io non sapevo neanche da che parte si entrava a Caffarsetti quando sono stato eletto, cioè mi metto assieme ai 26 tolti 2-3 Volponi, ma agli altri no, cioè i primi due anni ho solo studiato le carte precedenti e le carte che arrivavano, cioè che chiaramente per alcune cose non dico che siano tesi di laurea, però insomma Ti devi andare a leggere. Ancora oggi spesso consiglieri comunali si affidano
alla lettura di pochi e ti chiedono che cos'è, perché per varie storie è drammatico a volte vedere in una commissione che arrivano e leggono lì il documento, è drammatico questo. L'amico, l'amico Renzo Scarpa a volte lo ricorda, no? Ma perché è evidente che quando uno fa un intervento dice, ma se c'è scritto perché lo chiedi? No, cioè è evidente questo, purtroppo per fortuna questi sono pochi, almeno devo riconoscere del nostro gruppo e molti di più dell'opposizione. Però questa volta invece c'è un programma. E non è vero che noi non abbiamo lavorato per costruire un programma. Questo non è vero, io lo rigetto. Cioè che poi possa avere delle differenze sostanziali con gli alleati, è vero, sul quadrante di Tessera. Noi avevamo un programma che era quadrante di Tessera, luogo da sviluppare. Abbiamo trovato un sindaco che ha mediato questa roba qua rispetto alle posizioni, ad esempio, della lista in comune, che diceva no, occorre ridurre, occorre impiegare meno spazio. Addirittura qualcuno diceva non si deve fare, no, meglio fare la Marghera, quella cosa lì. Il sindaco ha mediato, il risultato che poi è venuto fuori sul PAT è stato quello, è riconosciuto da tutti, è quello di ridurre, concentrare, ridurre, cioè non eliminare, in una visione di città che ci siamo resi conto che non era la visione che andava bene a tutta la maggioranza. Punto. Però c'è stata una mediazione, cioè penso che sia naturale, cioè è chiaro, perché se poi questo è un esempio, ma c'è il programma elettorale e io ti chiedo se mi dici non è stato il programma elettorale seguito, io dico dimmi dove, perché ci sono delle cose che restano indietro per assenza di risorse, impossibili da fare, se non hai i soldi non le puoi fare, non le puoi fare. Ci sono delle cose che la crisi ha fermato perché sarà investito, soprattutto nell'epoca Cacciari, si è investito molto nella urbanistica assieme al privato, nello sviluppo del privato, ma io devo dire, io non c'ero, ma l'ultimo piano regolatore votato nel 99, l'ultima variante, inseriva una dimensione di collaborazione col privato enorme, le famose C2RS che hanno riempito Mestre e Interland di villette o di case dove il 50% della terra la davano al comune, cioè riempito di debiti che non sappiamo più come andare a tagliare l'erba. Tutte robe che adesso arrivano in patrimonio nostro e dobbiamo dare soldi perché vadano a tagliarle, ma sopra cosa ci fai? Giardino per il condominio, a fine poco fai, metti una panchina adesso, scusi se torno a parlare, ma metti una panchina e tu no perché arriva il barbone, qua, no perché arrivano i compagni dei ragazzini, che il motorino, no? Cioè sono state delle visioni dell'epoca, dal Consiglio Comunale poi, no, che molti a volte dicono è un Consiglio Comunale di livello, che ha fatto quella scelta sul piano urbanistico. Io devo essere sincero, vorrei vedere quanti hanno letto fino in fondo il piano urbanistico. Ecco, almeno questo PAT, o per A o per B, a ciaffoni, come si dice, siamo stati costretti a vederlo bene, è stata una gestazione di un certo periodo e forse è un'occasione in parte mancata di coinvolgimento, perché il coinvolgimento che la Giunta ha fatto è stato formale e poi informale lì dove l'assessore veniva invitato a parlare difendendo una cosa. I partiti da questo punto di vista forse hanno potevano fare qualcosa di più su quello, nel senso si sono parlati tra di loro, hanno usato le loro reti, però forse con la città potevano fare, sono state associazioni che hanno tentato. Poi il clima, devo essere sincero, in alcune occasioni non era quello da poter sviluppare una discussione fondo, anche cercando di far cambiare, perché se c'è una caratteristica che noi abbiamo è che se è possibile e è conveniente da un punto di vista del bene comune, l'idea si cambia.
Grazie Giovanni, sì. E poi Marco. Cerco di essere brevissimo, ma mi pare che in tutto il discorso una cosa fondamentale, ho detto che mi pare fondamentale appunto, cioè che la città non è informata, i giornali sono l'organo di informazione, noi non ne sappiamo nulla. È mal informata. Beh, sì, è peggio ancora. Ora, a me sembra che io ho sempre rimpianto vecchi partiti in cui c'erano grandi sezioni in cui la gente discuteva, anche nei più bui periodi staliniani, io ricordo che discutevamo 3 o 4 giorni e poi decideva il segretario, però la gente era informata. Pian piano il Partito Democratico ha distrutto la sua organizzazione, ci sono i circoli, ma i circoli sono visibili, diciamo, dal punto di vista della quantità di persone che sono coinvolte. Quindi mi pare che un primo problema è che un consigliere comunale del PD, consigliere comunale del PD, dovrebbero inventare un modo di informazione, un giornale, dei volantini in cui si parla di cose concrete che, perché la gente capisca, e non giocare tutto, anche se ovviamente il tuo lavoro è già mostruoso, immagino, quindi, ma io credo che c'è una anche volontà di non informazione nella storia recente dei partiti di sinistra. La seconda cosa è questa: io credo che la politica municipale è una politica che dà legittimità alle categorie cosiddette, che, alle corporazioni diciamo, e non dà legittimità a centri di, che diciamo, sottolineano dei bisogni specifici e che sono considerati sovversione, diciamo, ma non categorie. Io non so perché, per esempio, sono più importanti i gondolieri che i pendolari che protestano contro Moretti e la calcognonata che fa Moretti. Noi dovremmo, come sinistra, pian piano recuperare questo, recuperare i centri che si stanno creando e che poi si dissolvono perché nessuno li prende sul serio o li lasciano protestare così, come uguali a trasportatori, gondolieri e altre categorie a cui continua invece a ribadire la loro legittimità e a negare la legittimità degli altri. Penso a non grandi navi, penso agli studenti, li cade in testa la scuola, ma protestano gli studenti, ma noi diciamo che protestano gli studenti, ne abbiamo visti tanti, chi se ne frega, che la smetteranno. Ora, credo che sia un vero compito quello di assumere queste come categorie della città, come fondamentali e anche molto più interessanti e moderne delle categorie tradizionali, e usarle come luoghi anche di informazione e accettare il fatto che le loro proteste sono molto più sane di quelle dei gondolieri. È ridicolo pensare che noi dobbiamo discutere con un gondoliere e non con un pendolare, è veramente paradossale, mi pare. Allora, penso che la base che hanno i consiglieri comunali siano appunto, nel caso migliore, i circoli. Mentre Scarpa negava di avere qualsiasi rapporto con la città, di fatto, insomma, di fare un lavoro tutto interno al consiglio comunale, tu invece dici giustamente: noi abbiamo i circoli e io mi riferisco ai circoli, eccetera. Ma mi pare che i circoli devono essere il punto di partenza di una informazione generalizzata che in questa città manca completamente. Può essere un sogno della politica come si faceva 20 anni fa, però mi pare il problema fondamentale veramente di questa città, se no non sarà più controllabile la città, perché già non è controllabile, diciamo. Pian piano si è ristretta a un'elite burocrati, diciamo, in qualche modo, e la gente si distacca dalla politica e renderà la città invivibile come sta diventando. Marco, poi magari se vuoi, se puoi continuare. Io mi rilasciavo anch'io alcuni interventi che sono stati rispetto degli interventi precedenti, ma io, così, per una questione di metodo, sarei molto interessato a capire come vengono generate effettivamente le decisioni, perché da un lato il panorama che tu tratteggi in realtà è quello di un consiglio comunale piuttosto che di un PD che svolge una sua logica interna, così, abbastanza autoreferenziale per alcuni versi, si confronta con un programma di inizio del sindaco, ma è sostanzialmente incapace di, o non ha questo grip così sulle decisioni che vengono prese, che sono poi prese da una giunta e da un sindaco che lavorano in maniera abbastanza autonoma.
Per contro però la sensazione che abbiamo avuto noi come associazione eccetera quando abbiamo lavorato con gli amministratori è che neppure gli amministratori abbiano esattamente la coscienza o la consapevolezza di quello che viene fatta. Parlo dell'assessore ai lavori pubblici, non vorrei fare aneddotiche adesso, ma che parlava di mettere dei LED all'altezza del guardrail per non avere l'impatto e non si era forse reso conto che il tram avrebbe visto questa selva di cristi che stanno costruendo sul ponte. Non si riesce a capire bene, da un lato io dico c'è un potere burocratico, nel senso che effettivamente il potere, le decisioni, i progetti vengono gestiti dagli uffici comunali, vengono gestiti dai dirigenti, vengono realizzati spesso nell'inconsapevolezza anche della giunta che deve prendere atto, vedi Piazzale Roma non ancora inaugurato e già ribaltato, deve prendere atto di decisioni che non hanno fra loro una stretta relazione. Io così noi siamo confrontati con alcune esperienze amare, che era quella, hai seguito anche tu, di progetto che avevamo fatto per la residenza, che in realtà non prevedeva costi per il comune. L'assessore dice no, no, prima, dopo aver perso un anno, così era tutto pronto, dice no, non si può fare. E adesso deve farlo ob torto collo perché alcune associazioni cittadine hanno fatto l'esposto in procura perché bisogna rispettare una norma che prevede esattamente quello che proponevamo noi. Cioè sembra che anziché esserci una struttura che dovrebbe forse essere stata del consiglio comunale, forse dei tuoi circoli, ma anche forse di persone così che avessero una competenza rispetto alle singole decisioni, non ci sia più una conseguenza logica nel modo in cui queste decisioni vengono prese. C'è un succedersi, da un lato c'è un consiglio comunale che ha un suo universo interno, diciamo, dall'altro c'è una giunta che prende atto di alcuni interventi o decide alcuni interventi senza averne pienamente la consapevolezza, e dall'altro uffici comunali piuttosto che altro, che sono quelli che effettivamente esercitano questo potere, però, come dire, non vorrei dire, ma non voglio esprimere giudizi così di merito, ma diciamo così, dovrebbero essere più approfonditi alcuni aspetti. Questo per dire, tu parli del programma, cosa è stato realizzato nel programma? Io parlo di errori progettuali, cioè noi siamo nati come associazioni confrontandoci con alcuni problemi oggettivi e da lì allargando poi il campo. Ponte della Libertà è un errore progettuale, ne abbiamo già parlato, e credo che le ultime due vicende, così con due incidenti tutto sommato contenibili, abbiano dimostrato che diciamo, il ponte intero è un errore. Ma un errore sono state anche altre iniziative che sono state fatte, cioè rispetto a un programma che non viene realizzato, 5.000 abitazioni nell'incertezza se farle in terraferma o farle in centro storico, non le abbiamo fatte da nessuna parte. Non abbiamo neanche saputo mettere in moto quei processi che potevano comunque essere messi in moto a costo zero, così facendo lavorare gli uffici con un'idea abbastanza chiara. E come dire, fra un anno non so quale, tu dici quanta parte di questo programma è stato realizzato, l'impressione nostra è che ci sia un problema di metodo. E questo sgranamento di cui si parlava prima è tanto più forte perché in realtà l'iniziativa adesso sta passando dalla parte della città, cioè se deve essere il cittadino che con un esposto alla procura costringe il comune ad fare un atto dovuto per legge, c'è qualcosa che non funziona in tutto quello che sta a monte di questo, credo. E mi chiedo come, vabbè, non mi chiedo a te, insomma. Scusami, facciamo un intervento poi così magari rispondi a Tommaso. Io mi limitavo fondamentalmente al discorso del metodo, perché noi abbiamo parlato di informazione sui giornali, abbiamo parlato di legittimità, ma abbiamo parlato di quanto si è attuato del programma. Si è detto all'inizio che c'è un problema, che la città è stata invasa dai turisti. Vedo che in tutto questo si perde un attimo una cosa: la città non è stata invasa dai turisti o è stato ucciso un tedesco per una manovra di un battello della CTV. La città è stata abbandonata alla legge del Far West, nel senso che non c'è più nessun controllo. Come posso sapere quanti turisti ho a Venezia se non so se nei bed and breakfast ci dormono in 5 o in 100? Non posso programmare qualcosa. Io, il mio mestiere è controllare i numeri. Io in questa città non posso più avere numeri, nel senso che qualsiasi controllo è stato bypassato. Bed and breakfast, chiunque conosce almeno una persona che abbia un bed and breakfast con 4 posti letto dichiarati che ospita almeno 15 persone.
Quindi questo significa che se la città fa un lavoro previsionale di vedere che ha il comune ha legittimato 1000 posti letto e arrivano a dormire 3000 persone, perché questa è la realtà. Gli alberghi hanno dichiarato 1000 persone a dormire e ce ne sono 3000, è qua che sfugge di mano il controllo della città, è là che il battello è pieno perché non posso programmare quanti battelli ho, perché non so quante persone ci saranno in questa città. Nel momento in cui qualsiasi operazione di legalità, si era detto prima dei vigili in Canal Grande, è impressionante cosa succede quando c'è una barca della polizia in Canal Grande, è piatto, è mostruosamente piatto. Cioè, quello che si è perso non è che non si è attuato il programma, si è smesso di attuare la legge in questa città, cioè non c'è più nessun controllo, non si cammina più, ma non si cammina più perché una volta si limitavano a mettersi sul ponte dell'Accademia a vendere la borsetta, adesso inseguono le persone. Vendono i lucchetti e il comune va a cavarli. No, a buttare in acqua uno. Sì. Cioè, nel senso, non c'è più nessun livello minimamente accettabile di controllo del territorio. Bene o male, siamo per fortuna un paese estremamente civile, dove nessuno si fa giustizia da sé e si sopravvive, perché se in questo delirio c'è stato un solo morto in Canal Grande, siamo un paese veramente eccezionale, perché guardando il Canal Grande ogni giorno, il fatto che ci sia stato un solo morto per me è un miracolo. Anche per me. Cioè, noi stiamo andando a guardare un programma quando non riusciamo a fare le cose. Cioè, è come a uno chiedergli perché non fai 100 metri in 8 secondi e non sa lavarsi i denti. Cioè. Claudio, voglio aggiungere una cosa su queste cose, eccetera. Non dimentichiamo che Mestre anche fa tanti bed and breakfast e che tanta gente, se uno viene da Porto d'Altino, io spesso prendo quel treno, per tante ragioni mi è capitato, è strapolmo di gente che viene da San Donato di Piave, da Treviso, da per tutta... Scusa, voglio finire. Non importa che fortuna o non fortuna, voglio dire, la massa di turismo non è solo per i bed and breakfast, è perché anche dormono anche fuori, stanno anche fuori e dopo vengono qui, come vengono con le navi e con tutto il resto. Quindi lo spettro è molto più ampio della città. Chiudo, no, volevo allargare quello che diceva lui, non è una città, è una fabbrica. Il tema del fatto da... Allora, è chiaro che soprattutto le grandi città, perché nei paesi, cioè nei paesi più piccoli questo non accade, ma soprattutto nelle grandi città si deve recuperare una capacità di amministrare, no, puntuale, cioè che non faccia i voli pindarici, che si proponga, ma che si occupi della pulizia, dei servizi pubblici, del controllo del territorio, e questo è un tema che interessa Venezia e che è il centro storico, che ha 50.000 abitanti e 25 milioni di turisti, vive peggio che altri. Ma è un tema che vi assicuro, tutte le città, noi abbiamo creato la rete di capigruppo del nord, tutte le città hanno. Perché tu vieni da un'organizzazione della macchina comunale e della politica che era tarata in un certo modo, okay, e che per una confusione intrinseca di questo paese che legifera una cosa, non la applica, ha creato poi, nella figura dei sindaci, delle figure politicamente visibili, per cui quasi prese dall'obbligo di dire come trasforma il mondo piuttosto che la sua città, e sempre meno, e dietro a questa cosa qua un po' si è spinta tutta anche il dibattito, no? Anche il dibattito, e sempre meno si è guardato chiaramente alla amministrazione pura di una città. Questa è una cosa che a tutti i sindaci viene rinfacciata in tutte le grandi città, in particolar modo dove ci sono le città turistiche, Firenze, Milano, la Roma. Ci siamo spesi, sì, ho capito, no, cioè, però, anche sì, lo sappiamo anche noi. Ebbene, allora mi sei... No, il problema è nostro. Ho capito, oddio, cioè, sto dando ragione, non facciamo sto dando ragione, poi dandogli ragione occorre andare a cercare
anche una soluzione che non è solo una soluzione, come dire, è una soluzione che la politica trova se riesce a fare a cambiare culturalmente quello che era stato un processo culturale che ha formato una classe dirigente di questa città in un certo modo. In particolar modo questa è una città che ha tantissimi dipendenti pubblici, tantissime strutture, e queste strutture si sono costruite sempre meno guardando al problema amministrativo, sempre più guardando a un sistema di livelli burocratico che poi consegnava, rispetto anche agli impianti di legge che venivano, consegnava al sistema dei controlli sempre meno la capacità, la possibilità di controllare. No, dico, da noi con 3.000 dipendenti dovremmo avere 800 vigili e 2.200 impiegati e non 400 vigili Dove sono questi 400 vigili? Vabbè. Se posso dire una sola cosa su questa cosa qua, mi fa sempre un po' impressione, perché io lavoro ogni giorno a Padova, dove c'è il bike sharing esattamente come qua, solo che ogni giorno a Padova io prendo la bicicletta. Io ho fatto la tessera del bike sharing in maniera assolutamente astrusa per Venezia, nel senso che a Padova ci ho messo un minuto, a Venezia ci ho messo 3 giorni per averla, e come se fossero 2 città agli antipodi. E non sono ancora riuscito a usarla a Venezia, perché io ho telefonato a tutto il mondo, perché a Lido sono lasciate in stato di abbandono le biciclette del bike sharing. A Padova il bike sharing è in via Anelli, è dietro la stazione. Non si può dire che è una situazione di malavita più grande quella di Venezia. Cioè, stiamo parlando di un posto dove io vedo coltellare una persona alla settimana. Non può essere più difficile avere una macchina amministrativa che si è costruita verso l'alto. Io questa cosa qua, cioè questa l'abbiamo ereditata, vi assicuro che è difficilissimo, ha ragione, è difficilissimo in questo momento qua il rapporto tra macchina e politica. C'è il pericolo che la macchina prenda sopravvento quando tu hai la politica debole, ma guardate che lo si vede, non è che vero, cioè non pensate che la finanziaria la faccia il ministro, cioè gli inserimenti per recuperare i soldi faccia il ministro. Ma siamo arrabbiati anche con loro. Qui da noi questa cosa c'è, cioè c'è sempre meno presenza nel territorio, controllo esterno, cioè, e c'è sempre di più come dire, un livello di progettazione e concepimento all'interno che non si rapporta poi col territorio. Chiaro che c'è il buono e il cattivo assolutamente da questo punto di vista. È anche vero che questa amministrazione rispetto al personale sta cercando di rimettere con un tema che è quello invece che si sta, che è quello che non fa funzionare, che ha fatto questo meccanismo, che è il tema delle municipalità. Cioè le municipalità, fin tanto che avevamo soldi e avevamo la possibilità, come dire, davano quella presenza sul territorio anche come personale, come movimento, come con i lavori pubblici, con i vigili che avevano municipalità, di un certo tipo, che la scorsa volta ci ha permesso di tamponare nonostante si stava andando comunque nel criterio del accentrare e di... Questa volta con meno soldi, per cui di fatto il ruolo dovrebbe essere quello di occhio, ma non è quello di aggiustare la buca. E a un certo punto, non avendo la possibilità di stare, non farò nemmeno più, non c'è più neanche questa cosa qua. Per cui si sente dentro la macchina che il polpo, la piovra, non ha, scusate, è un brutto tentacolo, non ha più il tentacolo che arriva fino a... E questo filtro, tra altre cose, questo rapporto diretto che era stato studiato per questo, cioè le municipalità dove sono il luogo, la frontiera dove il cittadino arrivava, trovava, cioè già lì c'era una confezione del problema, se poi era un problema macro arrivava più su, e quando costruivi proposte macro avevi dei luoghi che ti aiutavano, non delle prese d'atto, dei luoghi che ti aiutavano anche. Non a caso durante la scorsa consigliatura i consigli di municipalità erano più frequentati come cittadini del consiglio comunale.
dico anche che il testo unico, che vi invito, perché ha voglia di leggervelo, di leggerlo, andatevelo a leggere, crea questa situazione qua. Per come è costruito il testo unico, crea questa situazione qua. Cioè crea, perché dà ai dirigenti del comune un estremo potere. Un estremo potere. Cioè loro arrivano a dirti no. Volontà politica quanto vuoi, siccome sono io che pago, no. Ma che ti limiti lì? Chi è che decide che un dirigente deve stare lì e non può ruotare? Allora, il dirigente lo decide il sindaco. Quindi? Però, in teoria, il dirigente fa un concorso. Cioè non è che il dirigente, cioè prendo uno e dico, anche se c'è... No, però scusami, voglio interrompere, ma hai visto il curriculum vitae dei dirigenti, dei vostri dirigenti, li hai visti? Cioè un dirigente che ha fatto il palacinema e va a finire nella commissione del casinò, non vi pone qualche problema? Non voglio personalizzare la cosa, però se facciamo i conti con una macchina che non funziona, con un periodo di difficoltà grosso della città, e alla fine ci diciamo... Vabbè, ma io non posso dirti che preferisco Tizio o Caio, che avrei fatto una scelta diversa, te lo posso dire, però poi compete al sindaco dal testo unico fare e poi compete ai dirigenti. Alcuni dirigenti, in particolare quello che hai citato tu, sono di un'arroganza infinita. Cioè sono di un'arroganza. Questi dirigenti. Lui citava una persona, non fa il nome, ma si è capito. Sono di un'arroganza infinita, ma anche nel rapporto con il consiglio, quando li richiami alla. C'era Vito che voleva intervenire su questa questione. Allora, intanto io sono un dipendente comunale, non dirigente, sono quadro, seguo l'ufficio manifestazioni sportive. No, non sono PIO, sono responsabile dell'ufficio manifestazioni sportive. Ecco, volevo dire che i dirigenti, non è che della mia esperienza di trentennale, non è che sono tanto liberi di decidere, nonostante la Bassanini gli dia compito di gestire la situazione. Perché in pratica si ritrovano sempre tra noi dipendenti e tra l'incudine e il martello, tra noi dipendenti che svolgiamo il nostro lavoro e le direttive che gli dà l'assessore. Il dirigente, non voglio usare una parola forte, ma è quasi schiavo di queste direttive che gli danno gli assessori. Sì, possono al limite qualche volta dire guarda che la situazione non è proprio questa, ci sono dei dirigenti che sono molto in gamba in comune, forse ce n'è qualcuno, non li conosco personalmente, però quelli che ho avuto io erano tutti di una elevata preparazione sia giuridica sia per quanto riguarda anche la conoscenza della città, delle problematiche della città, proprio perché lavorano da anni. Se un dirigente, tra virgolette, non svolge un determinato ruolo di supporto alla segreteria degli assessori o all'assessore stesso, qualche volta c'è un conflitto e viene anche spostato, cioè, perché loro hanno un contratto di tipo, mi pare, privatistico. C'è forse questa paura da parte del dirigente, per cui già questo motiva il fatto che sono abbastanza... Sì, però devo dirti che io ho vissuto anche situazioni... Io volevo solo... Guarda, ti faccio un esempio, sì, perché ce l'ho qua davanti, io ho presentato, costruendolo anche con dei passaggi del partito, che tentava di spiegare al partito che è bene andare verso una democrazia partecipata, perché con delle regole, mutuando buone pratiche che già sono in Italia ma che all'estero... Ma dopo vorrei un attimo finire. Ma guarda che io ho dovuto combattere contro i dirigenti, perché questa cosa qua, cioè l'idea di fare un processo partecipato, un'istruttoria pubblica, devastava la loro cultura. Cioè non esiste su una cosa, su una delibera che ho costruito io, che lui architetto mi possa dire che non va bene, non esiste, cioè e questo è il problema, è un problema culturale, nel senso che mi allaccio poi, scusami, colgo perché se no mi dimentico del suo intervento. È vero che una volta i partiti dicevano, tu hai detto una parola, poi alla fine però decideva chi che aveva il numero delle tessere più grandi dentro il partito. Io penso che ci sia stata un'evoluzione e che si deve andare verso la rappresentanza politica così come la Costituzione vuole, cioè se uno vuole iscriversi a un partito lo fa, il partito ha il dovere di metterlo in condizione di contribuire alla discussione e alle decisioni, assolutamente. Ma abbiamo anche ormai una consapevolezza
perché ci vuole un grado di preparazione, un grado di trasparenza, un grado di coinvolgimento che va anche oltre, cioè i partiti devono diventare uno strumento e non il fine, come sono stati molto fino adesso, uno strumento per aiutare, ma evidentemente se tu riesci, cioè avrai un avvicinamento della gente alla partecipazione che rende i partiti forse un po' meno importanti, ma la società entra in una fase culturale dove insomma, si avvicina, e chi viene eletto verrà da quella gente là, non è che viene da Marte, viene da ecco, che viene con una cultura di costruzione della decisione in modo più aperto e più partecipato. Oggi ribadire, e questo significa andare a revisionare i testi di legge che oggi abbiamo, perché i testi di legge che oggi abbiamo, che sono, cioè Bassanini sarà illuminato quanto vogliamo, ha risolto il problema che il sindaco cadeva ogni sei mesi, che il consiglio comunale, siccome si eleggeva fra i consiglieri comunali, gli assessori e il sindaco, era il mercato delle vacche. Cioè, quando abbiamo discusso con i croupier, con la gente del casinò, io gli ho detto, ma quanti di voi hanno fatto il concorso? E quanti di voi hanno un padrino politico? Sono stati tutti riusciti a concludere il processo. Lì dove funziona, le decisioni sono rapide, sono più sagge, sì. E lasciano pochi scontenti. No, sì. Dopo tutto è migliorabile. Però ripeto, questa che è un cambio culturale, di visione culturale, deve vedersi anche sulle leggi che sono invece costruite dal vecchio retaccio, cioè non è che dalla prima repubblica oggi si è cambiato qualcosa, cioè i ministeri lavorano così, cioè adesso dico una bestemmia, Grillo ha ragione che il Parlamento deve avere un ruolo diverso, deve avere anche il coraggio di dire che non è una bestemmia, ha ragione, perché il Parlamento dovrebbe avere la possibilità di proporre, come ce la deve avere il Consiglio Comunale di proporre, ma io una delibera sul sovraffollamento delle abitazioni che potrebbe magari andare a permettere ai vigili di andare dentro un bed and breakfast e dire no, non c'è, l'abbiamo presentata un anno fa, io, Carlo Pagan e il consigliere Rossi, un anno fa, per avere i pareri, andando a rompere le scatole ogni tre giorni da decine diverse di dirigenti e di funzionari, siamo arrivati a oggi che mi chiama un dirigente Savini e mi dice, se abbiamo preparato una delibera sul sovraffollamento. È nostra? Tre minuti dopo mi chiama il dirigente dell'ambiente e dice, sai, abbiamo preparato una delibera sul sovraffollamento. Ci ha detto che voi ne avete. Cioè, capisci? E il Parlamento è la stessa cosa. No, Casson presenta la sua bella legge, cose. Cioè, se fosse stato un disegno di legge del governo, avrebbe avuto perché si sono, ecco, questa cosa va recuperata, però prima di recuperarla là, secondo me arriva prima la società della politica, dal suo punto di vista arriverà prima la società, questo ormai come esperienza posso dirlo. Devi finire l'intervento? Sì, no, volevo dire che un po' hai confermato quello che volevo dire prima, che intendevo dire io prima, ovvero che i dirigenti hanno dei loro canali che probabilmente il loro canale principale sono gli assessori e non il consiglio. In questo senso intendevo dire, per quello un consigliere fa fatica. È l'unico che gli dà sta facoltà, sta organizzazione. E loro... Di più, poi, sì. Io ribadisco. Poi anche volevo aggiungere prendi un regolamento sì. Qualsiasi che interessa questa città, le leggi che... al quale il dirigente non può fare a meno di sono una cosa sì infatti io volevo associarmi un attimo a quello che aveva detto Giovanni, le leggi, i regolamenti io li voto poi alla fine sì. Dopo ampia discussione, però la composizione di un regolamento è una cosa sì, difficile. Sì, no, mi associavo anche a quello che diceva Giovanni, un invito a trovare dei nuovi metodi per comunicare che non siano i divani politici, che primo ho apprezzato, perché c'è poco.
bisognerebbe trovare un qualcosa, un metodo, che adesso non sono in grado io di dirlo naturalmente, che permetta di avere più confronto e più ascolto di quelle che sono esigenze di cittadini che non siano organizzati in corporazioni o in associazioni, come diceva Giovanni. Ecco, poi voglio dire questo, noi dipendenti comunali, a parte che ci siamo visti anch'io personalmente più di una volta a calare delle decisioni dall'alto, come per esempio questa del trasferimento, senza nessuna consultazione, del trasferimento almeno di qui al Tronchetto, che fra l'altro sembra che abbia dei problemi e sembra che sia dei problemi che sono anche apparsi sui giornali, a parte i topi, dei problemi proprio di sicurezza, di sembra che dovesse essere venduto, quindi noi rientreremo, al posto che nella spending review, a dover occupare, se eventualmente verrà venduto, anzi qua magari anche faccio una domanda, a dover occupare lo stesso uno spazio che il comune dovrà affittare. Ecco, siccome io spazio da una cosa all'altra, e volevo anche dire un'altra cosa, molte volte noi dipendenti comunali, come braccio operativo del comune, in questo caso quello che faccio io, mi riferisco soprattutto a quello che faccio io, quando coorganizziamo per esempio una manifestazione sportiva, dobbiamo incontrarci con 1000 regolamenti e purtroppo le associazioni così hanno tantissimi problemi nel poter organizzare anche una semplice corsa non competitiva, perché devono sentire il parere dei vigili. A Venezia poi c'è la soprintendenza che detta legge, diciamo, in un certo senso, soprattutto per le zone di Piazza San Marco, cioè la città non può essere vissuta dai cittadini in maniera, dai cittadini, dalle associazioni sportive, associazioni in maniera abbastanza semplice. Ecco. Grazie. Allora, Gilberto, poi Giulio. Volevo ritornare un attimo a parlare di politica, Claudio. Io ho una curiosità, tu sei capogruppo del PD e sei anche segretario comunale. Ciao. Ti sembra che sia, non ti sembra un ruolo in conflitto con l'altro? Dopo rispondi. Poi invece, sempre per la politica, per parlare di politica, tu hai detto prima, e io lo condivido, che il rapporto tra struttura organizzativa dell'amministrazione comunale e la politica è difficilissimo. Io sono d'accordo con te, perché ieri io ed altri siamo andati come coordinamento, io decido, dalla dottoressa Carcovo, per chiederle l'applicazione della delibera sul regolamento che tu hai portato avanti con grandi difficoltà, eccetera. Insomma, c'erano delle scadenze, no? E abbiamo chiesto conto di quelle scadenze. E lei, insomma, ci ha dato delle risposte assieme al dottor Vergine, e interlocutori, ovviamente, stanno trattando con i sindacati, perché stanno cambiando l'organizzazione, vogliono portare questo discorso della gestione della partecipazione democratica dentro gli affari generali, e quindi hanno interpellato anche le organizzazioni sindacali. C'è un braccio di ferro. Ecco, allora, a me non interessa il braccio di ferro, a me interessa il ruolo della politica. Tu sei stato l'unico del PD qui a Venezia che ha portato avanti questo discorso con grande fatica della partecipazione democratica. Hai fatto anche un regolamento, certo non era il migliore che si potesse fare, ma viste le situazioni va bene anche così. Ora, da un punto di vista politico, secondo me spetterebbe ai consiglieri stimolarne l'attuazione, fare in modo che la cosa si concretizzi, che l'amministrazione comunale faccia proprio questo regolamento e cominci a divulgarlo. Tieni presente che qui abbiamo organizzato in novembre una riunione dove noi spieghiamo i contenuti dello statuto e i contenuti del regolamento. Quindi vuol dire che c'è un'attesa anche da parte della gente. Io mi auspico, proprio politicamente parlando, che il partito faccia questa azione di stimolo verso la macchina organizzativa e di stimolo invece verso le municipalità, perché affrontino le tematiche della propria municipalità con gli strumenti della democrazia partecipativa. Okay. Cioè, questo è quello che volevo dire. Giulio?
Ma io volevo dire un paio di cose relativamente un po' a quello che comunque era già stato introdotto da Giovanni, da Tommaso, no? Esatto. Una precisazione e anche, cioè, non penso di dire delle cose nuove sicuramente, però quando si parla, io ho lavorato nel turismo per tanti anni, turismo alberghiero, volevo precisare un attimino, negli alberghi diciamo dal 3 stelle in su non, cioè, viene dichiarato tutto, quindi i numeri sono quelli. Tutto il, diciamo, un po' il marasma avviene soprattutto nei bed and breakfast, però devo anche spezzare una piccola lancia, mica tanto grande ma un po' piccola, perché il bed and breakfast intanto è snaturato, il bed and breakfast a Venezia non è un po' tutto il mondo ormai, però in modo particolare nelle città dove c'era un gran bisogno di in qualche maniera far dormire le persone senza tante formalità, il bed and breakfast non è più la casa mia dove io affitto una stanza fino a due o fino a tre, e francamente uno che ha tre stanze da letto in un appartamento credo che sia abbastanza privilegiato, e che se vuole affittarne tre dopo diventa non più do un utilizzo della mia casa ma alla fine si trova con una fabbrica, appunto, come si diceva prima, no? Ecco, se non facessero questa operazione di mettere dentro 10 persone al posto di tre, non ci stanno dentro i costi, chiudono la bottega, e c'è gente che ha dei bed and breakfast, quasi tutti bed and breakfast fasulli, perché hanno la residenza, ma in realtà alla sera vanno a dormire a Mestre e da un'altra parte. Allora i vigili le fanno, perché ho visto che parecchi controlli sono stati fatti, parecchia gente, sono state erogate sanzioni, però alla fine, una volta che il vigile è venuto, per quest'anno sono a posto, ritornano a mettere dentro i letti. E perché non ce la fanno, oppure adesso non voglio dire che ci sono solo delle motivazioni dovute al bisogno, ma comunque siccome a Venezia tutti guadagnano cifre abbastanza importanti, poi certi questo dicono ma perché quello deve guadagnare o no. Il discorso delle famose categorie di prima, gondolieri, motoscafisti, albergatori, discorso delle navi, Murano che vabbè però è tutto un altro discorso, in realtà sono, non ho detto io Piovra, ce l'ho detto prima, sono dei tentacoli, qui non si parla di una Piovra criminalità insomma, no? Però si parla di una Piovra, di un polipo con tanti tentacoli, ma poi alla fine in realtà diventa un cartello, perché non so, voi sarete al corrente, penso, a livello politico, che il portiere dell'albergo prende i soldi del motoscafista per portare la gente a Murano. Qua ci sono già tre persone che interagiscono. E, insomma, è così dappertutto, ma i ristoranti, abbiamo parlato di ristoranti che a Venezia, tutti lavorano con le commissioni, chiamiamole come vogliamo chiamarle, tutte lavorano così. Se uno di questi elementi viene a mancare, succede il pandemonio, si ferma tutto il business. Quindi in realtà le mani sulla città, non a livello di Rosi, non a livello di palazzinari, criminalità, mafia intesa come, però la mafia veneziana credo che tutti sappiamo cos'è e come funziona. Tutti no. Beh, diciamo, allora. No, non occorre che me lo dica adesso, però. No, non glielo dico, ma volevo fare una domanda. In realtà arrivo alla domanda, che poi è questa la cosa più importante. A Venezia si sono costituiti dei poteri forti, ma molto forti, che hanno in mano la città. Per quanto saranno oneste, volonterose, tutti i tavoli, tutte le cose che si faranno, tutte le cose che verranno realizzate per riportare sul concetto che prima il pubblico e poi il privato, come dicevamo prima, l'autobus, quando l'automobilista suona e fa 1000 gesti, io mi incazzo sempre perché dico scusami, ma l'autobus ha un diritto di precedenza che forse quelli che guidano le macchine non lo sanno. L'autobus ha sempre la precedenza, quasi sempre, perché? E trasporta delle persone, perché c'è un discorso di responsabilità civile, ci sono tante cose, più importante che quello. Ecco, allora, il problema è questo, la politica.